a Napoli la seconda edizione del Festival delle Città Metropolitane, domani le saranno a Milano sempre per sì. l'atto delle Città Metropolitane. Qual è lo stato dell'arte e cosa chiede al governo? Ma cosa chiediamo, mi auguro, tutti i sindaci della città metropolitana? Attenzione per le città metropolitane che finora è mancata, scelte strategiche, impegni normativi, economici e finanziari, non briciole, come nell'ultimo intervento in cui dovremmo litigare domani tra i sindaci a chi distribuire circa 12 milioni di euro, cioè è una cosa inaccettabile. Invece noi la sfida ce la siamo caricata e stiamo anche dando delle risposte importanti, come a Napoli, dove la città metropolitana produce finanziamenti per l'edilizia scolastica, per la pianificazione urbanistica, per le strategie ambientali, come si è visto anche l'altro giorno con l'accordo col Presidente della Regione. Quindi le città metropolitane possono e debbono essere strategiche per rilanciare il Paese con uno sviluppo compatibile con il territorio, rendendo protagonisti le persone, come se ne è parlato stamattina, rapporto tra urbanistica, territorio e persone, però bisogna fare delle scelte che il Paese deve mettere in atto, soprattutto nei rapporti con le regioni e anche, io mi auguro, prima o poi di finanziamenti più cospicui europei direttamente alle grandi aree urbane del nostro Paese. Facciamo un passo indietro. Ieri la città di Lanza di polemiche, a un certo punto titoli quotidiani dicevano Maradona non arriva a San Giacomo, lei come ha vissuto questa giornata? Anche alla fine l'evento ha diradato le nubi, le tossine, le polemiche, che alla fine è andato davvero tutto bene. Noi siamo stati molto soddisfatti di aver voluto che in questa giornata dedicata a Maradona ci fosse il momento istituzionale del conferimento della cittadinanza a Palazzo San Giacomo, tra l'altro una cerimonia molto sobria ma molto intensa e molto bella e commovente, e poi la festa in piazza che era tutta per Diego, bastava vedere le persone presenti, volevano sentire, ascoltare, guardare, osservare il Pipe d'Oro, Diego Armando Maradona, come giusto che sia. Sì, sono state pure secondo me un po' di polemiche di troppo, e poi quando sembrava che se ne erano attraversate tutte di polemiche, ce ne sono state create anche storie che non esistevano. Infatti Maradona è arrivato, pure io ho assistito a un dibattito fino all'ultimo minuto, ma va bene così, nel senso che quando si parla di Maradona tutti si sentono nel diritto di dire la propria, c'è un protagonismo, quindi non... l'importante è che alla fine è andato tutto bene, sia l'evento sotto il profilo della sicurezza, dell'organizzazione, insomma siamo molto soddisfatti.